Cari fratelli, si avvicina il Natale 2019 e ritorna l'occasione per inviarvi un augurio volentieri, un augurio che volentieri rivolgo a ciascuno di voi. Quando ho cominciato il mio servizio di definitore, allora nella provincia veneta, ormai parecchi anni fa, subito ho potuto accorgermi che ci sono alcune cose che possono frenare abbastanza significativamente la nostra adesione sincera al Signore. Già allora mi ero accorto che la ricerca di prestigio, il mito di potere e l'inganno dei soldi potevano infiacchire notevolmente il nostro desiderio di corrispondere al Signore. E allora penso che Natale è un momento favorevole, veramente è una benedizione per noi, perché ci insegna qualcosa a questo riguardo. Un bambino non ha bisogno di prestigio, non va in cerca di prestigio. Si impone per quello che è, per il fatto di esserci, e impone l'attenzione a tutti, non solo al papà e la mamma Maria e Giuseppe, impone l'attenzione, la sua attenzione dei pastori, dai pastori ai magi, si impone da sé, non ha bisogno di prestigio. Un bambino non può essere in cerca di potere. Dipende in tutto e per tutto da quanti lo hanno accolto e hanno cura di lui. Men che meno un bambino può capire qualcosa o può essere interessato ai soldi, all'economia. Dunque, senza prestigio, senza potere, senza soldi. Il Natale è un mistero grande, perché un mistero grande che impressiona per un altro motivo. Dio nel figlio nato a Betlemme ci dice l'unica cosa che vale, che fa ricca la storia globale, la storia di ciascuno di noi, l'intimo di noi stessi, cioè l'amore gratuito di Dio. L'amore gratuito di Dio per tutti, l'amore gratuito di Dio per ciascuno di noi. Se si accoglie l'amore gratuito di Dio, possiamo liberarci da tante cose che ci affaticano invano. La nostra gioia potrà crescere molto e saremo più veri testimoni che Dio ci vuol bene, vuol bene all'uomo. Allora, io desidero che tutti i miei frati che sono in giro per il mondo siano contenti perché hanno accolto il Signore Gesù, perché hanno accolto il suo amore gratuito. Desidero che possano essere testimoni che Dio vuol bene all'uomo. A ciascuno di voi l'augurio. Buon Natale, fratelli.